Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Ma perché? Perché la mia fanculo. No. Eccoli, eccoci. Adesso è tutta un'altra mattinata. Adesso è tutta un'altra mattina, cioè quella. Adesso c'è tutto più leggero. Va tutto più veloce, più tutto l'aria più bello. Frizzante. Cioè, proprio si sente. Sì. Poi c'è un ragazzo che ha fatto il capello da Teddy Boys. Guarda che capello da Teddy Boys. Ma mo lo rapparecchia io. Guarda che è il pane. Col pane, che oh. Santo. Col capello da Teddy Boys. Da Teddy Boys. Ma che stronzo. No. Scappa il prete. Scappa il prete, no. Questo viene oltre, strappa la busta. Sei imbecille. Ma se scappa il prete. Ma frega un cazzo, a me si scappa il prete. No, vabbè. Ale, eccolo. Certo, è l'unico che ti difende, è vero. L'unico che ti difende sono io. Sì, ma allora difendimi, però. È arrivato adesso. Difensore. Fatemi. Mi sei trovato un bel difensore. Non sai che ce l'ho preso in mezzo io? Se no, va a rubare la scrocchella, come farai a rubare la scrocchella? Come fa? Non si ruba la scrocchella. Il prosciutto. Le campane, vai! Ecco le campane! Don. Le campane celestiali! Don! 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 Orologio, per campane. Don! Mo senti, Don! Mo senti, Don! Arrivano. Senti, Don! Senti. Don! Senti. Don! Senti. Don! Queste, no, le campane facevano come il cincilla tua una volta. Come faceva? Che faceva? No, adesso fa più. Don! Dio, no, senza scarpe no, però dai. Scalzo sente freddo, mo si abbassa le temperature, cioè veramente non si fa così, eh. Tu ce l'hai uguale a questa. Una volta le campane suonavano anche la musica jazz. Come suonavano ste campane? Adesso invece proprio. Come suonano? Fa rumore e basta. Come anda a suonare? Come anda a suonare? Una volta ti ricordo. Ma tu facevi il campanello. Come suona? No, come anda a suonare? Come anda a suonare? Martino, campanaro. Come anda a suonare? Guarda Cassius Clay. Guarda. Ryan Suga Robinson. Ma come anda a suonare queste campane? Come anda a suonare queste campane? Una volta facevo un paio. Ma come anda a suonare? E va per spesa. Smettila, se non il chiappo lo butto via. Pane non si butta. E beh, allora andiamo a rompere. Incredibili, 50 grammi di pasta, eccolo. Ma tutti queste tagliatelle ritagliatellate con doppio fungo, porcino riporcinato al doppio porcino sporcinato. Soso. Che dieta è? Ma voi cazzo mie. Arzughe o no? Sì, arzughe. Che arzughe? Perché se ti impiccio da una mano, smettala! Che arzughe? La pasta! E poi? Fermati! E poi? Che arzughe? Che arzughe? Che arzughe? E poi? E i bulcini! E dopo? E dopo un bar coglione! Oh, la nonna Maria che ha fatto! Mamma mia, ragazzi! Funghi porcini. Questa è tanta. Salsiccia. Funghi porcini e salsiccia, tanto. Allenamento fatto. Andato. Sì, andato. Alla grande. Un po' provato sto ragazzo. Però. Sì. Un po' provato. Lavora troppo. Prima qua che stanco. Stanco morto. Però bene, bene, bene. Come mai stai di qui? Non hai capito allora. Perché? Perché lei fu dormendo la poltrona, la televisione gli dà fastidio. E da te ti ha mandato sotto? No, sono venuto sotto. Non comandi più niente. Niente. Zero. Niente. Non comandi più. Basta, poco. Hai smesso di no, comandare. Poco, niente. Niente, non comandi più niente. Sei comandato da tutti. Ma perché? E perché mi sono vecchiato. E perché? Sono passato degli anni. Ma che so io di qui che ti fa sta bene, eh? Ma ti porta, ma no. No però, eh.
Maria, Maria, Maria. Ma chi è? Maria. Ma chi è? Maria. Chi è? Ma chi è? Maria! E Federica gli ha preso fuoco, non ne so, perché l'ho accesa sul giubbasso, l'ho lasciata qui, ha detto una fumarea, un casino. E ma tu che stai a fare? E pulisco il vetro che vede com'era. Mi tocca levare questo. Secondo me da sto fermo. Ah. Secondo me prova a levarlo. Sciocco di coglioni, vattene! Ah! Dove andà? A fanculo dai! Che stai sempre a mangiare? Sì, vuole seghe! Ci ho messo l'acqua lì! No, è mangiato anche il prosciutto! Ho mangiato il cazzo! Oh, beh, proprio. Direi. Questa Accademia della Crusca, che... proprio! Un ragazzo qua che adesso è distratto un attimo. Si chiama Lorenzo. Me l'ha presentato questo che. Vabbè. Guarda lui, no, infatti sì che è meglio veramente se devo scegliere, ma soprattutto guardate che mi ha fatto, guardate che casco. Lore, un po' anche aiutare, guarda, mamma mia, gira, cioè guardate che bomba. Grazie Lori, numero uno. Maghia Bastia, visto? Ma perché io stai guardando? Dai, che ma guarda come stucca lo dietro. No vabbè, è Udini, Copperfield. Eccolo, quanto stai comodo su sta macchinetta, Ma che sto comodo, il cazzo che sto capficco. Che la fa? Tiralo su. Perché? Mannaggia. La fa o no? Oh, accenna sto macinino e leva sta tavoletta. Accendo? Accenna sto bilarrotto qui. Senti. Sta scatoletta del cazzo. No, vabbè, ma perché? Dietro da noi altri. È passato e dopo voleva venire qua. E come? Se è passato di là, va dalla parte di là, no? E come si chiama? Come si chiama? Come si chiama, che cazzo ne so? Sto davanti? Ferrari, nel vecchio Ferrari. Mandati, si è mandato da questo, per le orecchie. Come ci sentimo? Sento bene, bene, parla piano, perché quando parlo io sento ancora più forte. Raga, dovete vedere la faccia che ha fatto quando ha messo gli apparecchi, pazzesco. Un bacetto me l'hai, però? Come te lo do? Vieni qua. Adesso occhi, orecchie, tra 3 mesi vieni a ballare con me. Sì, venga a ballare. Mi sta. Stronzo! Ma un po'. Ma c'è il mezzatello quello! Dai! Va! Ma via, ma neanche il cielo di strada, vattene! Ma perché? È il gioco del tovagliolo! Ma neanche il cielo! Te ne da lì! Stronzo! Ma è il giochino del tovagliolino! Mannaggia, non ho il gallo! Ma che scalette? Vattene, mannaggia, sono di strada, vattene! Ma non lo fa le scalette! E adesso sto fermo! Tutto qui non c'è più! Taglio, no! Ma che taglio, che taglio? Questo è il mio, il magno io! E tu non le manca, non c'è la vicina, è che affanculo! No! Sì, sì! Ma scusa, fermate, non piglia il coltello delle mani, vattene! Ma no, non è un fantastico! Ma non ho capito come sta andando da una parte! Vabbè, non fa niente! Cusci? No, 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 per di là! O no? Troppo, troppo. O no? O no? Nonno! Le viziate, Che viziate, eccone un'altra. Io rison bianco. Questo mangia tutto panone, prosciuttone, che non sei altro. E io rison bianco. E tu rison bianco perché pulisci i budelli, che mangia come un porco. Ma do che stevi? E tu mangi come un porco? Sì. Tu quando l'arpulisci i budelli? Tu oggi ci stai a mangiare qui?
Seguito a mangiare! No! Un'altra volta ma... No, ho mangiato il pollo! Allora come può andare a sporcarsi? Fermati con il bisteglio dopo! Dopo di bestemmio! Me ne vedi tu! Fermati! Ma... Io campo! No! Campo, vabbè, campo va bene, dai. Poi sei in campo dei fiori, la natura. Nonna, hai sentito? No. Ci senti adesso? Oh no! Ci senti o no? Oh! Oh no! Nonno! Nonno! Ci sente adesso? Ma guarda! Sara, Matteo e Valentina che ti ha mandato da Roma, No, bello, guarda! Guarda, eh! Cari nonno Faustino e nonna Maria, Federico, vi scriviamo innanzitutto per ringraziare per le tante risate che ti regnate. Bello, Papa Francesco. Io ma secondo me, non è che si rimette. No, lui è bravo, è buono, ama gli ultimi. Si stambatte per. Poi viene ad Assisi e incontra 500 persone, gli ultimi. Gli ultimi 500? Gli ultimi. Ma si rimette. Si rimette la Federina, dite cavolo. Si rimette. No, sì, si rimette, eccolo che. Eccoci qua a vedere la partita, Oh, basta che parli piano. Va bene. Siamo qua a vedere l'Inter, è vero? Piano però stasera che si deve piano stasera che si deve abituare con le nuove orecchie, Stai al top, ora non sei bello. Contro chi gioca l'Inter? Ma che ne so, con una squadra straniera. Oh! Contro i Sheriff, dillo. Sheriff. No, Sheriff. Sheriff. Sheriff, dillo bene. Sheriff. Sheriff. Oh, te sciacquo di coglioni. Ah. Dove andare? Con quello gioco. Gioco con quelli. Con quelli gialli. Ma che gol che si è magnato. Questo non è Dzeko. Questo è cieco. No. Sì, è cieco. No. Sì. Sì, ha tirato un pallone, te l'ha fatto, gli ha tirato dalle mani dal portiere. Vabbè, c'è sta. Ma che è bellino, lo sai me. Sciacco di coglione, sciacco, che ne faccio? Ah. Ma perché? È bellino. È bellino, ma ne sta fermo. Guarda quanto sta fermo, guarda. Guarda quanto è bravo. Due minuti, sta a vedere già. Chi ha segnato? Il centravanti, non so come si chiama. Chi ha segnato? In testa da cazzo. No. Chi ha segnato? Cieco! Chi ha segnato? Cieco! Chi ha segnato? Vaffanculo! No! Sì! No! Gol! Gol! Chi ha segnato? Non ne so. Come nel sé? Non ne so. Come no? Che è bastoni? No, sì, e spade e coppe. Segnato! Cieco! Ma no, mi sa che sei tu cieco. No, ha segnato cieco! Ha visto la porta cieco! De Vrij ha segnato! Sì! De Vrij! Ma sta zitto! Ha segnato De Vrij! Davvero, De Vrij! Chi? De Vrij! Chi? Ma vaffanculo! Ma basta che ha segnato! Chi ha segnato a te? De Vrij chi è? Un da fuori gol! Ma ne ha chiappato uno però! Gli fa niente! Coccodrilli! Buona buonanotte! A domani! Domani mi sa fa una cosa. Il karma del Milan, secondo me, questa. Co, 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 co.